Poi sei tendenzialmente centrodestra, tu ci diciamo bugie, si va a votare. Eppure abbiamo questo grande problema, che il centrodestra diventa centrodestra maturo, responsabile. Io continuerei la metafora di Sallusti, cioè come, devo dire molto felice la metafora di Alessandro, ma come il PC, o quello che ne è, poi diventò PDS, cioè, prese coscienza della caduta del muro, no? A un certo punto ha aumentato una trasformazione che era già in corso naturalmente con Berlinguer, però la caduta del muro evidentemente è stato un cambio di passo fondamentale. Il centrodestra deve prendere coscienza della caduta del trumpismo e non è così. E in questo faccio chiaramente appello a Giorgio e al presidente Berlusconi e alla parte moderata del centrodestra. L'Italia ha bisogno di una destra costituzionale, cioè, Salvini e Meloni repubblicana. Salvini e Meloni non solo non hanno preso atto, Giorgia Meloni ha preso la parte finale del discorso di Trump, sì, dicendo che Trump incitava questi a tornare a casa. Mandatemelo. Questa è una mistificazione politica gravissima, gravissima, su cui l'onorevole Meloni deve fare marcia indietro e su cui il centrodestra deve riflettere. Salvini è andato in giro con la mascherina di Trump sotto campagna elettorale, è venuto anche da me, è venuto anche da te, eccetera, eccetera. E io mi immaginavo cosa poteva succedere se questo diventava premier e Trump rimaneva presidente e Biden diventava presidente. Allora, di questo il centrodestra deve prendere atto. Abbiamo bisogno in Italia di una destra costituzionale e repubblicana. Detto questo, però, attenzione, la fine del trumpismo sfida anche la sinistra. Cioè il trumpismo resta in campo con le ragioni che l'hanno prodotto. Quindi quando io oggi ho letto una polemica demenziale nel Partito Democratico, che se l'è presa con Barca, che sottolineava il fatto che certe istanze nascono dalle diseguaglianze, è certo che nascono dalle diseguaglianze, e da nascono dai ghetti dimenticati, e nascono dai forgotten men. E se la sinistra non capirà questo, le ragioni del trumpismo e del populismo non finiranno mai. Quindi questa cosa sfida tutti quanti. Comunque sei un entomologo ormai, ti accorgi delle polemiche dentro...